Buonasera. Buongiorno, anzi no, buonasera. E Scusate la location un'altra volta dal letto. scusate la mia voce sexy, ma si è abbassata. Oggi video ASMR. Sì, salve. ASMR, non pornografico. Ma non è pornografico. Questo poteva essere anche quello di Solo Horror. Salve ragazzi. Sì, è vero. Oggi possiamo parlare di quelle misteriose lucertole aperte in due mangiate da Fabi Fibra. In teoria oggi vogliamo fare un video serio, ma noi seri non li sappiamo fare. Io sono in una posizione un po' particolare, però faccio i cookie. Allora, oggi volevamo rispondere a... Guarda, lo facciamo qua, l'hai spiegato anche il Ah perché. no, perché lui oggi ha Purtroppo, iniziato la terapia, se ne è ecco. venuto su una volta tornati a casa e non Stacco. è più riuscito a scendere giù. Anche perché non so se poi sia normale, ma io mi sento le gambe che sembra che mi hanno attaccato un peso di piombo. Quindi faccio Quindi faremo fatica. il video da qui. Scusateci, se volete disiscrivetevi, non se la fate correre. Insultateci, così ci facciamo un altro video sugli Esatto, insulti. sì, no, vabbè, non è un video sugli insulti, però vogliamo rispondere ad alcuni commenti negativi, un È un po' po', polemici così. chiedo, anche se anche voi, alcuni di voi, hanno pensato queste cose qua. Sia di noi, quelli che seguono, pochi secondo me di quelli che seguono veramente fedelmente, Ma quelli che fanno queste cose non sono oppure, iscritti di sicuro. no, qualcheduno è iscritto, o Ah, meno era ok. iscritto, oppure non la pensate proprio così, secondo me, secondo voi sono solo gente che è prostrata, poi i classici leoni da tastiera. Sì, Comunque, comunque abbiamo detto questo, deciso sì, di farlo un po' perché, vabbè, però riguardiamo noi, no? Di quelli che seguiamo, riguardiamo questi video. Io guardo sì, no, volentieri, mi piacciono anche. anche perché è giusto. E poi Non anche tenere la perché, cosa al di là di nascosta. quello, oggi non essendo in forma, domani deve uscire un video, poi non è detto, poi magari facciamo lo stesso, magari questo qua lo teniamo bonus, facciamo le live, non lo sappiamo ancora come Vabbè, però faremo, comunque, però tipo adesso parliamo noi, nel senso è giusto che anche noi rispondiamo. Vabbè, qualche volta rispondiamo direttamente, molto spesso ignoriamo, però è giusto anche tirar fuori ste robe, non far sempre finta che non ci sono, ignorare, anche perché magari uno tipo viene da me che mi frega nulla, magari mi incazzo quei 5 minuti e poi vado avanti con la mia vita perché tanto a me che me frega, però magari vanno da persone più fragili e quelle persone si tolgono la vita perché purtroppo sono cose che capitano continuamente. Quindi è giusto parlarne ed eventualmente... Non è questo il caso, qua non c'è niente da denuncia, però tante cose denunciare quando è possibile. e questo la denuncia diciamo per tutti, eh? E non noi, perché noi se possiamo evitiamo. No, io no, io denuncerò tutti. Però tante volte poi c'è, cioè, veramente sono commenti che poi alcuni li vedrete, li sentirete che ne parliamo, sono anche un po' pesanti. Che se presi in un momento che una persona magari non è al pieno, perché uno fa i video, però tante volte li fai che magari sei stanco oppure hai passato una giornata a DM. Magari c'hai già le cose tue Esatto, pesanti, lo magari puoi stai avere facendo visto. perché comunque, oh, noi in questo momento è un inizio di lavoro, ci stiamo cercando di inventare un qualcosa, questo è un inizio di lavoro, ci stiamo cercando di inventare qualcosa per poter andare avanti, anche perché io non so, poi magari fra 5 giorni cambia tutto perché io torno a camminare normale o comincio a ristabilirmi perché magari era quello, ci vorrà un po' di tempo per sistemare le cose, ma magari torno a essere normale, quindi posso tornare a fare qualsiasi lavoro che faccio prima, magari non tipo il manuale, queste cose qua, però posso magari tornare a fare la guardia e altro, quindi Io continuerei, io no, per quanto mi no, riguarda voglio continuare così, non me io ne frega parlo di in niente di questo quello che momento che pensano gli ancora i altri. guadagni sono pochi e quindi magari dici, vabbè, per il momento io faccio ancora un lavoro magari solo part-time in modo da poter avanti, perché se porti tutto il giorno un lavoro come ho fatto io 12 ore l'ultima volta, è pesante, gli ultimi lavori 12 ore non riesci a starci dietro No. con i video. Però detto questo, noi ci stiamo provando, punto. E poi magari sbagliamo, magari facciamo delle cose carine, però ci stiamo provando e basta. Premessa, comunque la maggioranza delle Commenti persone, super positivi e sì, vabbè, non pensate bravissime, male. però dopo 2 anni, 3 anni,
di Sì. accumulo vogliamo anche E dire adesso rispondiamo noi. non è un video polemico perché non siamo noi, commentiamo, cioè noi ci arrivano delle cose e noi rispondiamo. Ad alcune abbiamo risposto sotto già direttamente, poi non hanno più risposto queste persone, e altre non abbiamo risposto, però siccome sono arrivati in maniera un po' diversa, però il concetto è quello, allora abbiamo uniti e rispondiamo. Ma in maniera normale, non pacata, non da insultare No, nessuno. io mi incazzo, sto scherzando. Lo Io so, però mi incazzo. cerchiamo di mantenere, secondo me, i toni abbastanza No, ma calmi. adesso dici? Sì, Ma, no, io intendo no, quando io sto parlando, rispondo, no, mi io sto parlando adesso che incazzo. stiamo parlando, non vogliamo fare un video polemico dove insultiamo o prendiamo in giro le No, persone. vogliamo rispondere Però in maniera rispondiamo seria a normale, queste cose che perché tra purtroppo. l'altro vengono dette a tutti gli Esatto. youtuber. Ma non solo, alcune cose vengono dette anche a altre persone che magari Sì. cercano di arrabattarsi, inventare un qualcosa per non fare il solito lavoro Ah, normale. viene detto anche chi fa lavori tradizionali. Viene Quindi, detto sì, proprio alcune tutti. cose sì. Comunque, cominciamo? Cominci tu col Cominciamo, primo? va bene. Partiamo più a bomba dal Ma primo? sì, andiamo in ordine come Va sono bene. scritti lì. Primo commento. Allora, io il mio penultimo video è stato attaccato tantissimo. Perché intanto arriva qualcuno che gli gira così. E che chiediamo la carità. In che modo? Non lo so. Abbiamo I chiesto nostri. soldi? Rispondete sotto nei commenti se vi abbiamo chiesto mandateci soldi o se noi abbiamo deciso di mettere la wish list o la cosa di, come si chiama, il collegamento per PayPal o altro, se l'abbiamo chiesto noi oppure ci sono state persone. Non l'abbiamo chiesto noi, vi Abbiamo ricevuto rispondiamo, tante abbiamo ricevuto richieste. richieste che alcune sono direttamente sotto i commenti, altre abbiamo ricevute in privato. Su Instagram, se non sbaglio, sì, su Instagram, su Facebook, non mi ricordo, Io su Instagram. che hanno detto di fare così e noi non volevamo, ma alla fine abbiamo accontentato, non abbiamo chiesto i soldi a nessuno. Ah, oddio, abbiamo dimenticato di dire che abbiamo raggruppato commenti di entrambi i canali, sia il mio Sì, che il sì, sì. suo, Anche non stiamo a fare il doppio video. perché io risponderei, me ne è venuto in mente uno, risponderei a quattro commenti. E che chiediamo la carità, cosa assolutamente falsa. Tra l'altro, i nostri video sono gratuiti, cioè noi offriamo un contenuto gratuito senza chiedere niente, e uno non vedo perché non può usufruirne tranquillamente, guardare quello che c'è, la cosa finisce lì, basta. Se hai qualcosa di carino da dire, ben venga. Se devi solo rompere le scatole dopo che a scrocco ti sei guardato un video, perché effettivamente a scrocco, visto che non paghi niente. Non sto dicendo che chi guarda i video scrocca, perché lo faccio anche io, però se lo guardi e poi ti incazzi anche, allora sì, mi stai pure scroccando, mi sa di che me lo, tipo che lo pretendi, no? Tu mi devi fare i video e non devi guadagnare niente e devi accettare tutto quello che ti viene detto, no? Mi sa di roba così, no? Chi ha pure da dire. Sì, e qua ci colleghiamo anche a un altro commento, anche se non è in ordine, però. Dov'è più piano? Vabbè, forse non l'ho segnato. Tanti ci criticano le pubblicità che compaiono su YouTube. Allora, noi attiviamo la monetizzazione per un video o per la live? La live non scegliamo, almeno io credo che non si possa scegliere poi anche quando viene salvata di mettere le No, pubblicità. la live no. Non ho mai provato, però non penso. Su ogni video da 8 minuti in su possiamo scegliere di mettere pubblicità. Ma questo vuol dire che in teoria non lo fa mai nessuno, nessuno YouTuber, però in teoria noi potremmo mettere pubblicità quante ne vogliamo nella durata, Anche una ogni anche secondo. uno ogni secondo. Noi non lo facciamo. Sarebbe Perché, a parte il fatto impossibile. che È è una impossibile, rottura letteralmente permetterle, impossibile. e poi tanto se YouTube o Google, perché c'è chi dice che Google o YouTube, che poi comunque YouTube è La gestito da stessa cosa. Google, sceglie che in quel video lì, a seconda del tema o qualsiasi altra cosa, decide di mettere quattro pubblicità in magari un video di 30 minuti, lui mette quattro pubblicità. Sì, non Se quando apri importa. tu o aprite uno di voi, invece in quel momento dici no, oggi adesso ne voglio mettere solo due. E sono Io ne metto tipo 30. Se lui me ne vuole mettere una, me ne mette una. Cioè, alla due. fine Noi non cambia niente, decide lui. mediamente in un video da 30 minuti, mediamente ne mettiamo una Ma al di là di ventina. quante pubblicità uno mette, che tanto alla fine YouTube fa il cavolo che gli pare. Comunque, è così che si sostiene un canale.
come la TV c'ha 5 minuti pubblicità ogni 20, 5 10, quello che è, 5 minuti? ogni 20 e ti Dai, scatta 5 minuti quando c'è pure, la partita di e calcio. puoi costruire un appartamento nel frattempo, ed è così che si sostiene, così che la TV, la Rai è esclusa, lasciamo perdere la Rai, però tutti gli altri canali, tipo la Mediaset, si sostiene grazie alle pubblicità. YouTube funziona allo stesso modo, si sostiene grazie alle pubblicità. E una parte la condivide con chi fa i video, giustamente, perché comunque creare dei video comunque ha un costo e le attrezzature, per quanto scarse siano nel nostro Ma uno caso, comincia dal hanno un basso, mica posso costo. cominciare sempre. Tutti gli youtuber hanno la possibilità già economica per prendersi Esatto. super macchine fotografiche e Sì, set però vari. comunque un minimo di costi, i cavalletti, il computer, le app per montaggi, gli ingredienti per le Vabbè, il computer ve lo ricette. faccio vedere alla fine perché si sta aprendo. Gli ingredienti per le ricette, oppure quando magari uno va a far vedere un posto perché dice ti faccio vedere quello, oppure quando ti fanno la richiesta mi fai vedere quel posto e tu vai a farglielo vedere. Che permette che non fraintendete, a noi fa piacere quando uno magari ci chiede Sì, o ci una aiuta ricetta o tantissimo, eh. ci chiede mi fai vedere quel posto, mi fai vedere questo. A noi ci aiuta tantissimo e Anzi, ci una piace, lo puoi anzi, fare. per certi versi ci gratifica anche perché vuol dire che comunque quel C'è poco che stiamo interesse. facendo ha interesse e ci fa piacere. Ed è anche per questo che noi, entrambi i canali, penso che tu questo lo condividi, non te l'ho mai Che chiesto, però lo cosa? condividi. Non abbiamo mai attivato e non penso che attiveremo mai, salvo pesanti insulti, pesanti, pesanti, attiveremo mai gli abbonamenti. No, io avevo pensato l'anno scorso solo per i racconti, però Ma era perché lì una cosa che neanche volevo era fare una cosa perché che era poco, e tu sai cosa stavano c'è? arrivando le Chi è polemiche. interessato non potrò mai monetizzare perché ci avrò poche visualizzazioni, lo metto simbolicamente, avevi detto Sì, 50 avevo detto centesimi, un 1 euro, quello euro. che era. Okay. Quindi noi non lo vogliamo fare. Ci No, ma sono perché molti, dobbiamo molti mettere a canali che pagamento? hanno alcuni argomenti, alcuni estesi oppure alcuni nuovi totali solo per gli abbonati. Noi non lo Io al vogliamo fare. massimo metterei sul canale di Uncinetto a pagamento in abbonamento. Se un giorno dovessi decidere di creare dei tutorial di capi particolari creati da me, fatti in maniera impeccabile, precisa, che quindi tu hai Lì tutto, bisogna poi vedere. lì lo metterei solo per chi si abbona, per così almeno c'è qualcosa, perché sennò, come hanno fatto tanti, che è un modo come vendere, come se ti vendi lo schema. Sì, no, ho capito Cioè, quello che vuoi se dire. dovessi imparare a fare lo schema, vendo lo schema, altrimenti metto il tutorial al pagamento, che è un po' come venderlo. Sì, ho Il capito. concetto è lo stesso. Sì, Però no, giusto. vogliamo mantenere una cosa gratuita perché è bello che YouTube resti così. Però c'è da sopportare pochi secondi di pubblicità che poi si può E saltare poi, allora, le sempre. pubblicità normalmente di YouTube sono non saltabili, ma sono quelle che durano 6 20, secondi. massimo sono 10 secondi, 15 secondi. Quelle che arrivano già da, mi sembra 15 da 30 secondi sono secondi, mi più in su. sembra da 30 secondi, in su sono tutte skippabili dopo mi sembra 10 secondi o quelle un po', quelle magari di 5, ci sono alcune che durano 5 minuti, 20 minuti, 30 minuti, Sì, ma le puoi dopo 25, dopo saltare. 25, 30 secondi sono comunque skippabili. Poi se non volete vedere le pubblicità, saltatele, noi non obblighiamo, noi abbiamo detto che più persone guardano le pubblicità, più noi guadagniamo. Ma questo non è obbligatorio, voi dovete per forza guardare tutte le pubblicità. A noi fa piacere. Tant'è che non Ma abbiamo mai chiesto alle persone di guardare le pubblicità, noi lo noi abbiamo facciamo. solo spiegato com'è. Beh, ma Poi, una volta abbiamo logico, fatto un video tecnico di come funziona YouTube. a me è capitato di vedere un video di due YouTuber che mi piacciono, capitato una pubblicità di 25 minuti su un video di 15, ma anche se fosse stato un video di un'ora, l'ho skippata. Un altro un video dentro c'era un video di un'ora e qualcosa di pubblicità. Io, appena mi è arrivata la pubblicità, mi è arrivata la possibilità di saltare, scusate, la pubblicità in basso, ti compare quanto può durare, quindi più 90 secondi oppure c'è proprio il tempo. Io quelle, quando vedo che non scendono, le skippo. Ma sì, quelle lunghe, Ok, quando vedo ovvio. che sono un po' alla fine, lo skippo, magari la conosco perché poi alla fine comincio a conoscere quali sono quelle, perché quelle sono sempre che girano. Sì, però generalmente io le Però, se pubblicità non le volete, guardo sì. volentieri perché è anche un contributo che do
alla persona che segue volentieri, che impiega il suo tempo e i suoi soldi, perché c'è una spesa, Una persona di per loro creare su video. Imparare Vivendo, non mi ricordo il nome, chiedo scusa, non sono riuscito a trovare il commento perché è un po' vecchio, ha risposto dicendo: è vero, sono pesanti, è pesante a volte vedere tante pubblicità che mette YouTube, però alla fine è come se stessi guardando la televisione normale. Là non posso saltarla, qua piuttosto quei momenti lì che faccio, magari mi faccio il caffè, oppure Mi mi... mangio cookie. Oppure faccio un qualcos'altro in quel secondo lì, come farei con la televisione normale. Oppure, se mi interessa più la guardo. Poi quelle lunghe, lunghe, è vero, le salto Sì, perché ovvio che comunque uno si è guarda logico che 20 25 minuti. minuti, magari il mio video dura 20 minuti, dura 15 minuti e c'è una pubblicità di 25 minuti, ma anche noi le skippiamo, le saltiamo. È normale, però giustamente noi, io mi devo tirare un po' su, noi non abbiamo mai chiesto a nessuno di guardate le pubblicità. No. Se volete guardarle, ci fate un favore. È un piacere perché guadagniamo più soldi. Se non volete, 20 secondi, 15 secondi, saltate, andiamo avanti. Cioè, Sì, dai, non è... Alla non è fine, dai, su YouTube obbligatorio. neanche te ne accorgi. E per carità, capita qualche volta, molto probabilmente per un'anomalia di YouTube, che ce n'è una ogni minuto. Ogni È vero, 60 una secondi volta, parte una una o pubblicità. due volte mi è capitato. Capita anche a noi, Però sono piuttosto, scelte che fa YouTube, non quando siamo noi. capita così, piuttosto che fate ripartire, togliete, Sì, è vero, chiudete il video a e lo volte fate succede, a volte è vero, a volte è ripartire. così, poi ti parte subito con la pubblicità, ma poi dopo la fa meno, è vero, è capitato. Perché magari c'è stata un'anomalia, un Non è colpa errore, nostra, non siamo è noi a tutto. ammetterle, cioè cercate di capirlo, non siamo noi a decidere, perché poi noi ci sentiamo anche un po' in colpa, almeno io mi sento a volte in colpa, Ma perché lì è dico, tutto un lì, algoritmo, è cioè io tutto faccio il una video, cosa. non sono io, cioè io metto... Quando YouTube potrebbe mettermi la pubblicità, come abbiamo detto prima, come ha detto anche un YouTuber che si chiama Riccardo Dose, che noi seguiamo, io potrei mettere le pubblicità ogni secondo, non lo faccio. Beh, lui le mette ogni 15 secondi, noi no, noi più larghe. Lui le mette ogni 15 secondi e mediamente sui video di 30 minuti c'è sempre quelle 4 pubblicità. Sì, ma ci sta, considerando che durano pochi secondi. E lui fa così. Detto, io guadagno solo questo, poi è tutto gratuito. Ah, e noi volendo potremmo mettere tutte pubblicità non saltabili. E Questo invece non lo non so, lo questo non lo facciamo. sapevo. Potremmo mettere tutte pubblicità non saltabili, se no diamo la possibilità di saltare così chi vuole Questo non lo dare sapevo una io. mano senza dover spendere soldi come facciamo noi. Ad esempio, io non posso fare donazioni al momento, regali mi piacerebbe, per carità, ma non posso. O abbonamenti, ci sono dei canali a cui mi piacerebbe anche abbonarmi. E l'unica cosa che posso fare al momento per dare il mio contributo a quella persona è guardare le pubblicità. E faccio così. Ma andiamo avanti, se no non finiamo Ok, più. poi vabbè, qua abbiamo più o meno risposto anche a quest'altro, che lavoro fate, ma come vi mantenete? Aspetta, però. Allora, no. C'è modo e modo, nel senso che a me arrivano No, delle... no. Aspetta, aspetta. A me arrivano delle domande, ma che lavoro fai? Fai questo, altro, ma fatto in modo gentile, e poi viene detto, se vuoi rispondere, rispondi, se no no, Sì, tranquillamente no, puoi infatti andare. volevo arrivarci poi dopo. Infatti, noi paghiamo per quelli che lo chiedono in maniera polemica per dirti, non fai niente tutto il giorno, va a Sì, lavorare. perché poi si ricollega anche altri commenti. Facciamo una cosa. Uniamo questi commenti. Allora ci arrivano dei commenti che in maniera anche cattiva, che lavoro fate o come vi mantenete, ma non semplicemente domanda per chiedere. E poi si può unire anche, tanti hanno detto anche a lei che viviamo da pensionati perché ci mantenga nello Ah, Stato. ma no, ma me, io penso di aver capito il motivo di... Ma vabbè, Poi lo spiego. non fate niente tutto il giorno, ma voi voglia di lavorare? No. Ma non avete mai lavorato un giorno in vita tua o in vita vostra? Cioè, Tipo che facciamo la bella vita, eh sì, anche la bella vita la nostra. Voi siete fortunati che non fate mai niente, va bene. allora, a parte il fatto che secondo noi non si giudica, non so, spero che mi sentiate, non so, magari mi giro così. Vediamo solo se è acceso. Sì, è acceso. Io Oh, non mi fa so, malissimo qua. però penso che Scusatemi. qualsiasi persona non si debba mai permettere di fare, a meno che non chiedi io solo, ma tu sono curioso solo, che Sì, a lavoro fai? me oggi è Ci stato sta, chiesto in maniera ci così. sta. Infatti, tanti magari dicono che lavoro fai, poi se non vuoi rispondere, non rispondere. Io sono solo curiosa perché
mi interessa il vostro canale, voglio conoscere di Sì, più. esatto. Quello noi rispondiamo pacatamente, tranquillamente. Quando fanno in maniera cattiva, noi omettiamo, no? Cioè, tante volte non Sì. rispondiamo più. O adesso diciamo lavoriamo con YouTube, punto, stop. Però fare queste domande qua Domande, non... Vabbè, affermazioni, perché sì. tipo non fai niente tutto il Voi giorno, vai non... a lavorare, Queste quindi. persone non possono, non voi, queste persone non possono sapere cosa facciamo esattamente noi. Perché comunque lo ripetiamo, l'abbiamo già ripetuto in tanti video. Un video dura 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora. Dietro di registrazione ci sono magari ore, ore, Sì, ma ore. perché Ok? secondo me alcune Però sono 20 persone. minuti di una giornata di quasi 24 ore. Poi non sono 24 ore perché dormiamo, non dico mangiamo perché noi tante volte ripetiamo anche perché mangiamo, quindi... No, ma secondo Ok. me sono persone che magari vedono un video che sono particolarmente tranquillo, no? Perché infatti sti commenti che ci sono nei video più tranquilli, mica quando mi porto i bancali pesanti su per le scale, no, lì no. Magari che lavora Quando ho all'uncinetto. ricevuto, quando ho visto il video che portavi sui bancali, una che poi non c'è più, si è disiscritta, ti ha detto, ma dovresti farti una carriola per portare sui bancali. La rampa, Ma no, come fai? lascia perdere. Come si fa? Non è Ma queste quello. persone non hanno mai Lascia parlato perdere niente. quella persona lì. No, però ci Quella sta. persona è una persona gelosa. No, perché tipo magari faccio un video tranquillo, che poi il video io lo decido anche in base a non solo alla mia giornata, ma magari una giornata super frenetica. Dico, no, oggi voglio fare un video che mandi delle sensazioni di tranquillità. Perché mi va così. E quindi riprendo mentre lavoro all'uncinetto, magari riprendo la stufa, magari riprendo i cani che dormono, magari gli uccellini, per fare un video che trasmetta serenità. E quindi parte il non fai niente tutto il giorno. Ma non è che quei 10 minuti in cui tu mi vedi, 2 secondi mi bevo un tè, 2 secondi che lavoro all'uncinetto, 2 secondi che leggo un libro, a volte faccio pure finta perché magari voglio proprio. Quel È un po' tipologia come di se, scena. è un po' come se si girasse un film, no? E dico, voglio che le sensazioni siano quelle della pioggia che scende mentre ti leggi un libro. Voglio trasmettere quello, quindi faccio quello di proposito. Ma non è che io in tutta la giornata. Magari poi mi sono portata 10 bancali su di sopra, non l'ho ripreso perché comunque sennò sarebbero tutti uguali i video, non so. E non significa niente. Magari ho fatto 10 km per andarmi a raccogliere 4 foglie di verdura. Cioè, capite? Non significa niente. Quindi non giudicate mai la vita di una persona dal video. Non giudicate la vita delle In persone, generale. punto. Ma soprattutto, l'ho detto un miliardo di volte, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, un video dice niente. Davvero, non si può capire nulla della vita di una persona da un video. Soprattutto. Andare subito a pensare, questa è la tua vita, tu non lavori, tu non fai niente tutto il giorno, ma anche mettiamo caso che questo non fosse il mio lavoro, ma fosse per me un extra, e quindi vado a farmi 4 ore in un ufficio. Ma non è che io mi riprendo mentre sto lavorando in ufficio, cioè non è che se non si vede non esiste. Mi avete mai visto dormire nel video? No, non mi si vede dormire, non mi si vede fare la cacca nel video, non mi si vede fare la doccia. Ma non significa che Ti non lo sei vista faccio. col piede Una mentre entravi nella volta ho fatto doccia, scostumata. vedere i piedi mentre entravo, no? Pure senza monetizzare, ma no. E non significa che non le faccio queste cose, ok? Cioè. Quindi, ovviamente, ripetiamo, la maggior parte delle persone sono brave, Io però ci teniamo anche penso che noi. se dovessimo fare una Io sto percentuale, morendo di penso che dolore io. il 98% delle persone commentano in maniera positiva, che non vuol dire che Sì. sia solo ah, siete fantastici, ma anche in maniera No. positiva io ci metto domande di curiosità, richieste anche di ricette normali, quando possiamo farle o altre cose, cioè, Continuate a chiedere, cioè, anzi. anche molte persone, magari quando abbiamo ricevuto alcuni commenti negativi o comunque un po' arroganti, sono partite solo senza dire niente, hanno anche difeso, non so Sì, a se me succede succede anche sì, sempre, mi difendono difeso, e a noi fa anche tantissimo. piacere perché vuol dire che poi è quello che Infatti, ma infatti sotto vogliamo, il mio penultimo video, creiamo quello. anche una community, un gruppo abbastanza familiare, come se fossimo tutti amici, noi non ci vogliamo mettere più in alto, No. anche se dovessimo arrivare a 100.000 iscritti, speriamo, noi non siamo arrivati e voi siete solo, Ma infatti no, vedete noi che vogliamo noi. fare, poi è logico che magari quando sono tanti iscritti, Oh, che male. a volte magari qualche commento ti scappa perché, Però vedete ok, che anche noi però... cerchiamo di rispondere.
A volte non io non rispondo, però tipo è un commento che non richiede risposta. No, ma magari è un Metto commento che comunque il non sai cuore. cosa rispondere, Sì. magari perché è un commento, cioè, non c'è una È fine a domanda se su. stesso, cioè io ti voglio dire questa cosa, però leggo tutto, metto il cuore, cerco di rispondere, mantenere una conversazione, c'è chi mi scrive via mail, su Instagram e tutto quanto. Cerco comunque di mantenere un minimo di dialogo con le persone che mi seguono. Mi fa male veramente, oggi ho fatto di quegli sforzi, ho un male che non avete idea. Adesso mi vado a impomatare quando finiamo il video. E cioè, vogliamo mantenere proprio questo rapporto e creare veramente una community vera, non come Ma dicono tanti la community soprattutto e poi una non community calano. secondo me più reale per quello che è il veramente, cioè, c'è già troppa finzione tra film e cose Ma anche che nella si vita fa nella reale, vita reale, amicizie super finzione. Allora false. noi vogliamo creare una cosa, una sorta di vera, mettiamola così, non community ma più famiglia. Cioè non che Sì. veramente siamo parenti, ok? Perché ci Vabbè, lo manca, è sappiamo impossibile. tutti, però. Però da creare più un ambiente più familiare dove magari si può dire, oh, tu come fai? E tra l'altro, tra parentesi, Elisa, nei commenti devi mettere come hai fatto le frittelle di cose perché le hanno chiesto. Io ho provato a commentarti, a taggarti, ma non me l'ha fatto. Quindi, Ma a le volte YouTube non manda le notifiche. frittelle di com'era più? Di Glicine. glicine. Chiusa parentesi, continuiamo. Vogliamo la ricetta? Tira fuori la ricetta! O come fan tanti, dammi la ricetta! Così. Anche. Quindi vogliamo creare un gruppo così, piano Sì. piano ci stiamo riuscendo, perché comunque 2000 persone Tante. sono tante. Io, lei sì, ma io pensavo di non arrivarci mai a 2000, o comunque di arrivarci in 10 anni, cioè 5 anni, perché non pensavo che potesse interessare veramente come siamo noi realmente, perché poi quello che facciamo noi è così. Cioè se io faccio quelle battute, se io spengo le faccio lo stesso, non è Sì, no, che noi siamo sono uguali. Noi quelle. siamo scemi Anzi, a uguali. volte mi trattengo un po' nel video perché a volte sarebbero anche peggiori, però ok. Sì, vogliamo creare proprio una roba semplice, come se fossimo tra amici Un vero a mangiare intrattenimento una pizza basilare. insieme, proprio una roba spartana. Infatti noi diciamo che noi non facciamo video ricette, ma che i nostri video, anche se stiamo cucinando e vi stiamo mostrando come fare una cosa, sono più di intrattenimento. Non è una vera ricetta, magari è un consiglio culinario perché abbiamo provato noi a fare così, Sì. però allo stesso tempo se ci danno consigli, magari ancora alcune cose non le abbiamo fatte vedere, altre sì. Per esempio, un paio di cose che mi hanno consigliato le voglio far vedere poi, devo solo recuperarmele. Io ho fatto tipo il sugo che mi hanno consigliato l'anno scorso ed era uno spettacolo. Quindi cerchiamo anche di fare così, cioè nel senso che sia proprio io vi do un video, però se dopo magari mi date sotto la ricetta dei commenti che sono costruttivi, idee nuove per altre ricette o idee per modificare questa ricetta per farla a un livello più alto. Oh, io do, cioè noi diamo il video, ma pigliamo anche tanto da voi, dalle persone che ci consigliano. Questo qua, Sì, tanto di cavoli. cappello, siamo super contenti e felici. Per quello che vi diciamo anche all'inizio, non è un video polemico, perché Noi 3 anni fa odiavamo le persone. Noi arriviamo da un'esperienza negativa, ve ne abbiamo già parlato. Eravamo arrivati a un punto che odiavamo letteralmente le persone. Io volevo vivere da eremita, non ne volevo più sapere. un po' come Elisa nella live. Però, devo dire che da quando ho aperto il canale ho scoperto che in realtà non è così. In realtà ci sono tantissime belle persone, anche molto simili a me. E cavoli, ho detto, ma infatti ogni volta io glielo scrivo anche, cavoli, sarebbe bello conoscerci dal vivo perché siamo lontani. Ma un giorno queste distanze si accorceranno, eh. E anche sotto il video che ho fatto, quello della spiritualità e delle anime antiche, ma io, cioè veramente, persone che sono tanto simili a me e che sentono tanto come me. Cioè, questa cosa è veramente, per me ripaga più di quello che guadagno dalle pubblicità, che vabbè, forse per qualcuno può sembrare strano, però è così. E ho rivalutato un po' quello che è il rapporto con gli altri. Per carità, dal vivo continuo ad avere difficoltà e tutto quello che vuoi, però intanto ho capito che non sono tutti orribili, detto in parole povere. Quindi noi stiamo guadagnando tantissimo da questo punto di vista con poi magari YouTube. nel vicinato con alcune persone non andiamo molto d'accordo, oppure non sappiamo perché una volta sono saluta, una volta non saluta, una volta ti parlo, una volta non ti parlo, Però in quindi generale stiamo recuperando la però fiducia. piano piano sì.
ci vuole tempo, perché comunque sapete che a perdere la fiducia ci vuole un attimo, a riconquistarla ci vuole un po', Poi vabbè, il resto è sempre la solita cosa, non fate niente, siete da pensionati. no? Qui E era in un poi, video che eravamo con i no, pantaloni del queste cose pigiama. abbiamo già risposto. Io adesso rispondiamo prima questo qua al terzo, all'ottavo, che sono un po' più seri, o prima al nono, che fa un po' più ridere. Andiamo in ordine, stiamo facendo un Allora facciamo, casino. no, perché io questo, viviamo da pensionati, non fate niente, gli uniti Sì, al è un primo, al arrampamento il terzo. solito, pure quando mi è capitato tanto al mare, non hai niente da fare tutto il giorno perché vai al mare a ottobre. Beh, insomma, se vivi al mare puoi andarci a ottobre, Poi novembre, dicembre, scusate, gennaio. tante volte a luglio non si riesce ad andare, che fa freddo qua da noi. Se c'è la possibilità di andarci ad agosto, io non ci vado per vari motivi. Ma se a lei piace, ad ottobre fa un caldo pazzesco, ci sono 35 Ma gradi, non ascolta. ci vai al mare se hai la possibilità. Ma perché Se muore alcuni di ridere. milanesi, e dico alcuni perché ovviamente non sono tutti così e ve lo dico da milanese, alcuni milanesi hanno questa idea che il mare è il posto dove vai in vacanza e se ci vai tipo a novembre vuol dire che non hai niente da fare, che Ah sei in sì, vacanza quindi sempre. come ha risposto, adesso non mi ricordo il nome di una che lavora al ristorante o comunque nella ristorazione, che lei ha le vacanze solamente ottobre-novembre, si trova a 40 gradi, vuole andare al mare, non ci va. Ma Ma al di stiamo là di quello, ma scherzando? se uno vive sul mare si può andare Ma sì, al di là 24 di mesi quello, all'anno. ma al di là di quello, se Ho io ho quello, raddoppiato. non me ne frega niente, sì. Se ci puoi andare, ci vado lo stesso, se mi piace, ci vado, devo fare le cose che piacciono a me, che mi fanno stare bene. Ma non è quella, Soprattutto che mi ricaricano la per... polemica che tu No, ho non hai capito, capito, sì, è l'ho che alcune capito. persone pensano che il mare sia quel luogo di vacanza e quindi se tu ci vai è perché sei in vacanza sempre. No, se ci vivi in realtà ci puoi andare in pausa a pranzo, la sera che hai finito di lavorare, la mattina prima di andare a lavoro, cioè, in qualche modo, quando vuoi, cioè, come quello che va al Parco Nord a prendersi il sole e chi vive in Liguria va al mare a prendersi il sole. Stessa cosa. Poi, un commento che è arrivato a lei che dice che Boh. noi critichiamo le persone che ci comprano le cose a poco. Allora, uno, in che senso? Primo, non abbiamo mai criticato nessuno che ci ha regalato, che sia dei nostri parenti o che sia di persone che ci seguono, quindi voi. Non abbiamo mai criticato nessuno che ci hanno voluto regalare qualcosa, anzi, abbiamo fatto anche, per esempio, l'altra volta abbiamo ricevuto il regalo di Elisa e abbiamo fatto lo shorts per ringraziarla. Abbiamo Adesso fatto dobbiamo due far video, vedere, abbiamo bisogna ringraziato far nella vedere Eddie live. se riusciamo a registrare al mattino quando scendiamo, perché tante volte è un fulmine, arriva lì già appunto seduto perché vuole il biscottino di zia Elisa, come si è chiamata nella live, e a noi ci fa piacere. Ma Poi abbiamo, forse, un'altra anzi, cosa, abbiamo detto, abbiamo messo anche cose a poco per non farvi spendere troppo. In realtà questo abbiamo detto, ci Mi sono dispiace. arrivati dei commenti in privato, ma avete fatto la wishlist, avete messo le cose da poco. Ma mettete le cose che costano di più. Dovete No, ma stiamo mettere le scherzando. cose più care. Sapete cosa c'è? Io per quelle persone No. gli ho messo qualcosina che è più cara. Oh, mi hanno mandato un sacco di messaggi dicendo: ma dovete vergognarvi, avete messo le cose a poco. Ma noi abbiamo detto che è giusto, visto che tante persone ci hanno detto e volevano fare un regalo. Noi abbiamo detto, per il momento non abbiamo l'idea di fare dare il nostro indirizzo, e comunque costa tanto prendere una cassetta postale. Abbiamo forse risolto, per chi vuole mandare un pacco che non è scelto da Amazon, dando il fermo posta, che il fermo posta funziona semplicemente che noi dobbiamo, adesso devo vedere quale ufficio postale lo fa, perché non so se lo fanno tutti, penso di sì, però ci informiamo, dove uno invia al nostro nome, con il numero del documento per sicurezza, invia un qualsiasi pacco che volete, comprate voi quello che volete, volete tirarci una cosa che avete fatto voi a mano? Ok, lo mandate lì al nostro nome, noi andiamo a ritirarlo e o voi aggiungete 3 euro per il fermo posta, perché va segnato sopra, fermo posta, oppure lo lasciate che lo paghiamo noi. È indifferente, noi abbiamo un mese, andiamo a ritirarlo e l'unica cosa, ditecelo, perché magari se no ci voglio fregare quelli della posta. Paghiamo 3 euro nel caso, noi abbiamo lo stesso regalo che voi avete fatto di là. Esatto. Questo non significa che stiamo chiedendo regali, ma a noi arrivano tantissimi messaggi di Tante persone che ci persone dicono: vogliono vorrei inviarvi farvi un qualcosa, voglio regalo, farvi un come regalo. faccio? Ma io vorrei tanto farti un regalo. Io dico: no, ma non è necessario, no, no, ma io vorrei, ci tengo. Alla fine ci sentiamo anche un po' in colpa a dire no, 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 perché alla fine una volta qualcuno ci è rimasto anche male, no, ma io non Sì. voglio.
Alla fine abbiamo cercato una soluzione, basta. Le Questo non uniche significa fateci dei regali. due Mamma soluzioni che mia. abbiamo trovato per prendere tutto è o la wishlist, e abbiamo messo all'inizio solo, poi vabbè, c'è stato qualche problema, e grazie che ci avete segnato, che abbiamo controllato, abbiamo Sì. sostituito. Quello Ditecelo tanto di quando c'è qualcosa cappello. che non va, perché Se... noi siamo ignoranti in No, materia, eh. no, ma non ci ho fatto caso che era quel prodotto lì, era Marco, se non sbaglio, Fresh, quindi quello non le manda ovunque. Ok, Vabbè, lasciamo però. perdere quello. Poi, se trovate qualcosa che è finito, lì non ci possiamo fare niente. Lì è finito, bisogna aspettare che si rimpiazza e vabbè. Però noi abbiamo trovato questa soluzione, oh, la wishlist, mettendo cose poco e qualcosina un po' più caro per far contenti quelli che le cose a 2 euro o 1 euro non le vogliono comprare. Noi abbiamo messo cosa poco perché ci dispiace che dobbiate spendere dei soldi. Cioè, davvero? Abbiamo detto, vabbè, piuttosto mettiamo cose a poco, Poi, cose anche di chi ci segue cibo. veramente sa che noi apprezziamo abbastanza le cose Ma economiche, cose... apprezziamo tutto. Sì, Cioè, no, ma anche sa se che un amico apprezziamo mi abbastanza dà una quelle... caramellina, io sono Esatto. contenta lo Cioè, voi stesso. avete... Quando è quello che avete visto, chi ha visto lo shorts, Lisa ci ha mandato i biscotti, a parte per i cani, per noi. Sono finiti in 1 giorno e mezzo. Beh, dai, 2 giorni, Due però ci giorni. siamo trattenuti. Esatto. Io ero imprecisa. La E solita quindi scusa che va ha sempre fatto bene. uno sforzo enorme, Sì. titanico. Vabbè, passiamo oltre Però perché so il ci ha video fatto viene di piacere. 5 Ora andiamo avanti, che ore. sono rimaste le ultime due. Queste qua. Tu rispondi a questa, Sì. io rispondo a questa. Sì, io rispondo la mia, tu la tua. La mia, che vabbè, era sotto il video Natale quando ho fatto ai cani il piatto bello con la tagliata di pollo e il sughetto di carote. Ho voluto fare la cosa carina, un po' per il video, un po' anche per loro. E come interessato con i cani, vedo la carne una volta l'anno, ma questa è sempre la stessa persona. Per lei ormai è la mia eter, la mia prima eter, no, la seconda, scusa, ma il primato se l'è Perché aggiudicato lei si è un'altra. tolta. E la mia seconda eter fissa e ogni tanto se ne deve uscire con qualcosa. E non è così assolutamente, però comunque l'alimentazione dei nostri cani rimane privata, appunto, perché sull'alimentazione dei cani c'è troppa polemica. I nostri cani sono sani, mangiano benissimo, gli danno 2 anni le persone quando in realtà ne hanno 10, 6, i veterinari quando li vedono restano sbalorditi. E comunque la loro alimentazione ce l'ha consigliata la veterinaria, cioè non l'abbiamo inventata noi, gli E abbiamo detto come possiamo fare, così va bene. Lei ci ha detto sì, così va bene, questo va bene, questo va bene, ok. Studiata su di posso loro. aggiungere? Non è un'alimentazione 100% vegan, è un'alimentazione No, equilibrata. magari qualcuno penserà che siamo vegani noi, e no, no, loro Noi hanno abbiamo chiesto un'alimentazione costruita. alla veterinaria, ma se noi gli diamo solamente quei prodotti lì, loro hanno carenze, oppure se gli diamo magari più spesso, perché per esempio Adi va matto, una volta gli ho preso la scatoletta, le carote, patate, mi sembra quelle apposta veg, e i bocconcini veg, va pazzo. Lui se li mangerebbe tutti in un sacchetto da 4 kg tutti subito, però non glieli prendiamo, a parte che sono carissimi, però non glieli prendiamo. E noi, seguendo quello che ci ha detto la veterinaria, gli diamo un'alimentazione variata. Quindi magari oggi mangia la Onnivora. carne, domani magari mangia un po' meno carne, mangia dei legumi che ci ha consigliato il veterinario, e Sì, via anche perché dicendo. loro hanno dei problemi ed è un cane molto attivo. Ha dei problemi. Deve per forza mangiare anche dei carboidrati. Esatto, l'unica cosa appunto che noi facciamo a Perché parte è il discorso che gli cuciniamo i un po' di carboidrati, un po' riso, di riso, cose un po' così, di no? pasta. Perché lui altrimenti diventa pelle e ossa, ma proprio letteralmente uno scheletro, perché brucia tantissimo. Invece Cookie ha problemi di stitichezza, ma proprio che lui da piccolo piangeva, ma dovevate sentire dei pianti strazianti, perché non riusciva a fare la Aveva sempre anche un cacca. pochettino di Sì, sangue. perché era troppo dura, non riusciva. Quando usciva su dei Boeing. Ancora, ancora adesso, comunque la fa bella compatta. E quindi lui non può mangiare solo carne o solo croccantini, nonostante abbiano qualcosa, è O troppo solo poco. carboidrati. No, lui ha bisogno di che ci siano all'interno verdura e legumi, tipo piselli, qualche lenticchia. È una A cucchiaiata, però volte è un quello po' che gli di serve. frutta grattugiata, tipo le mele che ci ha consigliato il Sì, il veterinario. filo d'olio a crudo, Esatto. che gli va bene. E hanno delle esigenze particolari loro. Quindi hanno un'alimentazione studiata, ognuno per sé, perché non hanno la stessa alimentazione. Cioè, cerchiamo di fare che vada bene per entrambi, però comunque ognuno ha le sue esigenze. E quindi loro stanno benissimo, non vogliamo dire come mangiano, Infatti, però stanno Eddie ha le sue benissimo. crocchette, Cookie ha le sue, i Sì. biscottini abbiamo trovato un coso che mangiano tutti e due, gli va bene tutti e due, se no eventualmente è Cookie c'ha i suoi e
dice ai Perché gli suoi, spuntini ognuno quindi hanno lo spuntino hanno. diverso, poi le dosi cambiano in Esatto. base a quelle che sono le loro esigenze, però stanno benissimo, cioè, ma a parte che si vede, cioè, Eddie ha 10 anni, ma ancora, cioè, lui ti salta un bancale, Anche più di uno, magari. eh. Cioè, ieri è Si stato in mette. giardino 2 ore a saltare, prendere, distruggere, scavare, poi è entrato in casa, cioè, si è Boom. messo stanco, no, che boom, ha iniziato a giocare con la palla, a fare casino. Quindi capite che i nostri cani stanno bene. Vabbè, rispondi all'ultima. Poi ho un L'ultima. consiglio per la persona che ti ha detto questa cosa. Allora, questa, poi io vi chiedo una, vi faccio, vi leggo questa e poi vi chiedo una cosa. L'unica cosa inquieta, parlavamo del video del Fantasma. fantasma, non mi ricordo se è l'uno o il due. L'unica cosa inquietante in questo video è la vostra igiene personale. Allora, io non lo so, voi sapete se dai telefonini, dalle webcam o dal computer, da qualsiasi cosa possa sentirsi l'odore? A me capita a volte, tipo quando guardo il cibo, comincio a sentire l'odore di quel No, cibo. perché quello è tutta la testa che te lo fa. Mi sa Però che sono io se voi ci pazza. vedete con un maglione, una tuta, un jean, un paio di jeans, o vestiti come siamo vestiti adesso, puzziamo secondo voi? Beh, Dai, diteci, che odore magari, abbiamo? magari io un pochettino, oggi non ce l'ho fatta a farmi la doccia, ma la farò domani, va bene? Io sono troppo stanco. Però, voi lo sentite? No. E allora perché le persone scrivono così? Poi se non ci sono, a parte che le macchie, dai, su, vabbè, uno può avere una maglia macchiata, però è super Io in profumata. quel video lì c'ho il maglioncino arancione, mi sembra, o Vabbè. salmone, cos'è, che uso in casa. Ma secondo voi un maglione macchiato lo butto? O lo uso in casa per stare in casa, Sì, no? ma poi noi con la vita che facciamo non ci vestiamo fighetti, come Non facciamo? avete un maglione, un paio di pantaloni di tuta vecchio, che magari c'hanno dei buchi, che usate per stare in casa, per andare in giardinaggio, per fare il giardinaggio o Dai, per su. fare i lavori di casa, per pittura? No, voi vi comprate Armani e vi vestite, questo qua si compra un vestito di Armani e si mette a fare il pittore in casa con Sto Armani, arrabbiando, ma è il cucina, cortisone, sì, mi cucina darà la rabbia. e si mette lì. Giusto, no? Voi non lo fate, voi non comprate Armani? Siete dei poveracci allora. Anche perché i nostri video sono veri, noi non facciamo le scenette che ci mettiamo il vestitino con le manichine frufru a febbraio con la neve e andiamo svolazzanti. Beh, tu saresti un po'. Con i vestitini, tutto così saltellando, con i fiori. Detto ciò, risposto a tutte queste cose, comunque la cosa che ci fa più incazzare sono le polemiche per il lavoro. Primo, perché lui al momento non può assolutamente lavorare, questa cosa lo fa star male, perché lui vorrebbe, perché lui non piace tanto come a me fare YouTube. A me piace No, mi tantissimo, a lui un po' piace. meno, lo No, senti mi meno, piace, però lo però lo senti meno. vedo più come una cioè un arrotondamento. Poi adesso sto valutando l'idea di spingere un po' di più per quello che abbiamo iniziato anche a fare la live e i televideo. E adesso ho detto facciamo piuttosto su video che sono stanco, non ce la faccio a fare una ricetta o altro, o mettermi a mangiare, perché comunque anche io c'ho un po' di nausea, questa cosa qua Vabbè. può dartela, no? Effetti collaterali, quindi ho detto facciamo un video così. Però in generale tu, cioè, non hai quell'entusiasmo, cioè, non so come dirlo, però io Ho sono più meno portata. idee, sono meno Sì. portato e ho meno idee. Tante Tante delle volte, idee sono le mie, quelle poi sono magari quelle mi che dà l'idea, vendono. allora sì, ci riesco ad andarci Sono io che ho dietro. proposto il tipo di ricetta fatta in questo modo, i mukbang li ho proposti io, diciamo Della forse il ricetta fatta in questo modo, cioè 60%. nel senso girarla e montarla voi così, fatta così che siamo seduti al tavolo, come se fossimo tre amici che magari Sì. Sì, convenuto a trovarci lì mentre noi stiamo cucinando. diciamo che Vita normale e reale che fanno tutte le persone a la casa. mente sono io dietro, è più per me, sono più portata. Quindi per me mantenerlo come lavoro va benissimo. E poi per quanto riguarda me, e magari uno dice, vai tu. Ho capito, ma lui non è autonomo. Cioè, se io devo andare a farmi 12 ore perché per avere uno stipendio come si deve, poter anche pagare la benzina facendo tutta questa strada, dovrei lavorare 12 ore qui. Se vado 12 ore fuori, ne sto fuori 14-15 e lui non è autonomo e c'è anche da pensare alla legna, ai cani, alla casa, al giardino. Come cacchio faccio? Cioè, a parte che sarei esaurita dopo 3 giorni, ma lui come fa a prepararsi da mangiare? E cade? E se cade che io non ci sono? I cani non uscirebbero mai? Cioè, come I cani fa? non uscirebbero mai perché io non ce la No. faccio a portare, li posso far Io uscire qua, come fa? Cioè, cortile posso fargli e fare dieci basta. minuti, ma più di quello non ce la farei.
Cioè, capite che sarebbe insostenibile, perché quando lui lavorava 12 ore, io ero a casa, cucinavo, pulivo casa, portavo i cani, procuravo il cibo in giro, sistemavo, portavo i bancali, la legna la tagliava poi lui perché aveva la motosega, vabbè, ok, però Poi sono io tutte gestivo morte. tutto io, tenevo la lassù facese e tutto quanto, ma se non ci sono io, lui come fa da solo? Ma io, cioè io ringrazio tantissimo per avere l'opportunità di poter lavorare in questo modo. E quindi poter anche star dietro a lui mentre lavoro e non vivere una giornata con l'ansia che se lui cade io non ci sono, come cavolo faccio? Cioè, perché questo è il commento che riceviamo più di frequente, andata a lavorare, per quello che io dico, alcune persone hanno il tasto con scritto andata a lavorare, perché non me lo spiego. E credo che mi dà più fastidio di tutti. Perché a parte che stiamo lavorando e quindi anche mancanza di rispetto sotto un video che tra l'altro è gratuito, ripeto, dire queste cose, ma anche perché a noi, anche volendo, per noi sarebbe veramente, non dico difficile, ma cioè, non dico impossibile, ma quasi, andare a Però, fare un e altro lavoro. poi, detto tutto, dire queste cose, soprattutto a una persona che negli ultimi 10 anni, negli ultimi, con questi qua sono 12 anni, ne ha lavorati 10, di cui gli ultimi due quasi in disoccupazione, Di perché uno era quasi malattia, però finito. comunque malato, Esatto. Non è non è bello. carino. Per quello che sarebbe bene prima chiedere, informarsi sul lavoro, chiedere come ci chiedono alcuni, Poi, chiedere e questo poi non è riferito ad alcune eventualmente. persone che magari hanno visto gli ultimi video, ma poi nel video vecchio di quando vi parlo della mia malattia mi hanno commentato scusa, non lo sapevo, l'ho Però visto anche se solo ora. non si sa, Io non sarebbe dico, bene vabbè, chiedere ho con capito, ma non dico educazione. per quelle persone lì. Io dico a tante persone che poi ti fanno questi commenti e quando gli dici, ma io non riesco ad andare a lavorare, gli spieghi, che poi non dovresti più giustificarti o spiegarti perché che palle, non ti rispondono. No, Sanno non di ci scriverti la credo. frasina giusto per romperti le balle, per rovinarti la giornata, per deprimerti, per farti sentire una merda perché purtroppo non riesci a camminare, non riesci a guidare, non riesci ad andare a lavorare, però poi non ti dicono più niente. Forse è un bene perché magari farebbero arrabbiare di più, però fa male. Sì, mi raccomando, siate sempre grati a chi fa video su YouTube, sì che poi chiudere abbiamo finito. Perché lo sta facendo gratis? Lo sta facendo gratis per voi, cioè nel senso per chi non paga, anche che poi prende qualche soldo dalle pubblicità, ben venga, altrimenti YouTube dovrebbe essere completamente a pagamento perché non sarebbe in grado neanche l'azienda di sostenersi senza un soldo, perché le aziende hanno bisogno di soldi per stare in piedi. E tutto qui. Basta, che pretendere che uno youtuber non percepisca niente sarebbe come andare a un bar, ordinare un caffè E non e pagare. pretendere di non pagare, capite? Tra l'altro, cosa importante, il video resta gratuito, mentre il caffè lo dovete pagare voi direttamente. Mentre il video no, ci viene pagato da terzi, quindi a chi guarda non capisco cosa gliene frega che noi guadagniamo da qualcun altro. Vabbè, Vabbè. niente, basta, finito. Abbiamo parlato per 50 minuti. Ci sarà qualche piccolo taglio, però in questo video magari lo lasciamo quasi tutto Sì. intero. Detto questo, io volevo chiedervi un'altra cosa. Se per caso vi può interessare, magari lo faccio lo stesso, però nel caso vi può interessare, faccio un piccolo video dove vi racconto questi 5 giorni di cura, come è andata. A parte oggi non ho riuscito a registrare una parte, la registrerò domani e lo unirò. Faccio questo qua, se vi può interessare, almeno vi racconto un po' come sono stati questi 5 giorni, come mi sono sentito io giorno per giorno, e basta. Non so se tu vuoi aggiungere Perfetto. Sì, qualcos'altro. ripetiamo, non abbiamo fatto questo video per lamentarci, per far polemica o per sminuire le vite delle altre persone, ci mancherebbe assolutamente no, ma l'abbiamo fatto perché abbiamo deciso che dopo 2 anni è giusto anche noi rispondere a tutte queste polemiche e cose perché ci sta, dai, dopo 2 anni alla fine abbiamo aspettato anche tanto. Sì, poi vabbè, abbiamo messo tanti commentini un po' così sarcastici su alcune persone che ci Vabbè. seguono, però perché sennò non finiva più sto video. Vabbè.
Speriamo di non avervi annoiato, abbiamo cercato anche di sdrammatizzare come sempre. Vi chiediamo scusa Vi se vi siete arrabbiati. ringraziamo per tutti quelli che sono carini, per quelli che fanno gli stronzi. No, non vi ringraziamo. No, vi Anzi, ringraziamo vi lo stesso perché ringraziamo ci lo avevo fatto un stesso altro perché... video. E come dice Esatto. uno youtuber che noi seguiamo, money, money, facciamo i dobloni. Sì. Doblonino però. I dobrini, noi facciamo i dobrini, perché mi piacciono le cosine carine, a me piacciono le cose E se ci facciamo un piccoline. doblò così non devo Un ricomprarlo? doblò, cos'è un doblò? Il furgoncino. Ah, pensavo fosse, no, non lo so cosa, un gioco tipo, non Il esiste un duplo. gioco, il duplo è quello che si mangia, ma noi finiamo sempre a parlare di cibo. Vabbè, ora, Basta. veramente, vi chiediamo scusa se avete pensato che noi ci siamo arrabbiati, però abbiamo bisogno di rispondere a questi commenti e farli anche presente e soprattutto cercare di far capire, non a quelli che ci seguono affettuosamente e comunque rispondono e commentano in maniera normale, ma a quelli che rompono veramente Sì, le però anche chi commenta bene, fateci sapere comunque cosa ne pensate di chi commenta così, di chi dice queste cose. Se vi capita che vi venga detto anche nella vita di tutti i giorni, perché sono frasi che vengono dette anche tipo a chi lavora in posta, ma va a lavorare. o se anche a voi vi sono Cioè. capitate, anche se anche a voi se vi sono capitate delle, che vi hanno fatto domande simili, come vi siete comportati, perché poi magari sbagliamo noi e allora cerchiamo anche di confrontarci con voi, se Sì. avete, no, vi è capitato di rispondere a una di quelle domande che abbiamo risposto noi simile, e sai, io mi sono comportato così, forse è meglio, e noi valutiamo, perché per carità, c'è sempre da migliorare. Anche perché tipo a me è successo quando lavoravo al call center che mi dicessero vai a lavorare e lo Stava starei lavorando. facendo, lo so che è fastidioso, però lo starei facendo. Vabbè, dai, basta, vi salutiamo. Guarda, voglio ringraziare anche le persone che comunque hanno scritto i commenti per questo ciclo che sto facendo, tutti i vostri incoraggiamenti, quindi grazie. Ora seriamente vi salutiamo. Che vado a mettere un po' di pomata. Vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto questo video. Fateci sapere tutto quello che vi hanno Tutto chiesto nei quello che volete. commenti. Scrivetegli Scrivete tutto. sotto. Se non sapete cosa scrivere, scrivete ho visto. Oppure peace and love. O namaste. Scrivete quello che volete, insomma, dai. Detto questo, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.